Presidente Aiello, a che punto è il bilancio dell'ente, considerato che già è al vaglio della quarta commissione che lei presiede? Sì, con i colleghi della quarta commissione abbiamo già esitato il bilancio previsionale 2018-2020. Abbiamo espresso il nostro parere dal punto di vista tecnico-contabile in maniera positiva e poi ci siamo riservati la facoltà di rilasciare tutte le dichiarazioni di natura politica, quindi presentando i vari emendamenti nel corso del Consiglio Comunale. Un'audizione, quella di oggi, dedicata a chiarimenti con il ragioniere generale, perché a voi cosa interessa sapere? Sì, abbiamo già sentito i vari singoli assessori, il revisore dei conti, oggi sentiremo nuovamente il ragioniere generale per avere dei chiarimenti. Tra l'altro siamo pure passati all'esame del bilancio consuntivo perché questa volta, per la prima volta, abbiamo ricevuto prima il bilancio previsionale e poi il consuntivo del 2017, per cui la Commissione adesso esaminerà anche quest'altro bilancio. Non la considera un'anomalia questa consegna sfalsata? Ma infatti questa mattina abbiamo convocato il ragioniere anche per capire come mai per la prima volta in commissione hanno mandato prima il previsionale e poi il consuntivo. Adesso ci stanno sollecitando il parere sul consuntivo, ma noi prima di poterci esprimere vogliamo studiare tutti i documenti ed oggi proprio abbiamo convocato il ragioniere per avere il lume in merito. In soldoni, questa città quando avrà il suo bilancio? Allora, di fatto il bilancio già c'è, ripeto come ho detto prima, dal punto di vista No, tecnico-contabile. quando ce l'avrà, ovvero quando si voterà, quando si porterà al voto, se lo voterete in Consiglio Comunale. Ah sì, noi già abbiamo trasmesso tutta la documentazione all'ufficio di presidenza affinché adesso possa essere calendarizzato, per cui nel più breve tempo possibile è il tempo di convocare la conferenza dei capigruppo e poi si stabilirà il giorno, ma non è il grosso, è stato fatto, il lavoro l'abbiamo fatto in commissione. Il più breve tempo possibile, entro giugno? No, penso proprio di sì, abbiamo un consiglio il 7 di giugno, per cui penso che entro fine mese riusciremo quantomeno a discutere in aula, poi chiaramente valuteremo come se approvarlo, se emendarlo, e dal punto di vista politico seguiranno delle riunioni con i vari gruppi consiliari e poi decideremo come agire.